amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. Oggi vi porterò con me in una sessione di studio di 6 ore senza pause per mostrarvi come mi organizzo e come suddivido il mio tempo tra le diverse attività. Spero che questo vlog vi dia qualche spunto per gestire le vostre sessioni di studio al meglio ed essere più produttivi possibile in modo da avere molto tempo libero. Oggi è sabato, mancano 5 minuti all'una, quindi appena dopo pranzo. Stamattina mi sono dedicata ad alcune attività di casa, alcune faccende domestiche e ad alcune cose che dovevo fare per YouTube, e ho deciso di utilizzare la maggior parte di questo pomeriggio per portare a termine tutti i miei obiettivi di studio per questo weekend, o almeno per questa giornata e per la maggior parte della giornata di domani, in modo da avere più tempo libero domani per poter stare fuori all'aria aperta, visto che il tempo sta diventando veramente bello a Copenaghen. Ho già un piano per questa sessione di studio e passerò da un'attività all'altra senza alcuna pausa. Ho tutte le cose che mi servono qui in modo da non dovermi allontanare dalla mia postazione di studio e da non distrarmi. Le attività alle quali mi dedicherò sono una comprensione del testo in danese e active recall dei vocaboli, il mio progetto di scrittura, i verbi danesi di nuovo, spaced repetition e active recall, la preparazione di una lezione, di un corso online che sto seguendo in finanza e esercizi e quesiti online, case studies che devo portare a termine ogni settimana, e alla fine farò active recall di tutto quello che ho studiato oggi. E in generale in questa sessione di studio mi vedrete fare molto active recall e spaced repetition, quindi metterò in pratica tutti i miei migliori consigli di studio. Il libro danese che sto leggendo è Il senso di Smila per la neve, scritto dall'autore danese Peter Hueg. Ne leggo uno o due capitoli a settimana in preparazione della mia sessione di danese settimanale. Poiché sto leggendo il libro in versione integrale, il linguaggio è molto complesso e spesso devo cercare parole sul dizionario, che poi mi annoto nei miei appunti e aggiungo alle flashcards per fare spaced repetition. Cerco di leggere molto ad alta voce in modo da allenare la pronuncia, che è la cosa più difficile della lingua danese. Dopo aver finito la lettura, ho scritto un riassunto del capitolo, incorporando i vocaboli nuovi che ho imparato e l'ho ripetuto ad alta voce. In tutto, includendo anche la lettura, ci ho messo 2 ore. Ho finito di leggere tutto il capitolo di danese e devo dire che farlo ad alta voce stanca e non poco, e alla fine della lettura, come avete visto, ho anche ripetuto tutti i vocaboli che avevo imparato in modo da fare un primo active recall. Ora passo al mio progetto di scrittura, in relazione al quale ho in mente di scrivere 1200 parole in 2 ore, quello che faccio di solito, e per evitare di rimanere seduta tutto questo tempo lo farò da in piedi, quindi metterò qui quel mobiletto dell'IKEA e scriverò da in piedi. Ho tutto pronto qui, così non devo allontanarmi dalla mia postazione di studio. Nell'ambito di questo progetto di scrittura, a metà tra studio e lavoro, sto cercando di creare l'abitudine di fare ricerca e buttar giù circa 1200 parole ogni giorno. Scrivere bene, correttamente, non è facile, ci vuole molta concentrazione e la mente deve essere fresca.
È un'attività che al momento non riesco a svolgere in modo soddisfacente per più di 2 ore. Dopo le 2 ore, le qualità di quello che scrivo cala. Ma con il tempo mi allenerò a scrivere più a lungo mantenendo un livello alto. E ne approfitto per augurare buona fortuna a tutti i tesisti e a chiunque in questo periodo debba scrivere. Sono riuscita a portare a termine il mio obiettivo di scrittura in poco meno di 2 ore e adesso, dopo questa pausa dal danese, riprendo con i verbi danesi e faccio spaced repetition dei verbi che ho già studiato e active recall dei verbi assegnati a questa giornata. La prima cosa alla quale mi dedico quando studio i verbi danesi è la spaced repetition dei verbi studiati in precedenza, ripetendoli ad alta voce e scrivendoli. Poi passo a fare active recall dei verbi nuovi. Se ne volete sapere di più di active recall e spaced repetition, vi lascio i link ai 2 video che ho fatto su questi argomenti. Ho recuperato anche alcune sessioni di studio dei verbi che avevo saltato durante la settimana e in tutto ho dedicato 1 ora ai verbi danesi. L'attività successiva è la preparazione del corso online di finanza che sto seguendo in relazione al mio lavoro e ogni settimana devo fare delle letture, svolgere degli esercizi e poi cercare di imparare il più possibile da quello che leggo perché verrò testata online, quindi devo rispondere a dei quesiti e svolgere dei case studies in tempi molto limitati, quindi devo conoscere bene il contenuto di quello che ho letto e per questo farò molto active recall. Per oggi ho finito anche con il corso di finanza e ora utilizzo quest'ultima mezz'ora per fare active recall di tutto quello che ho studiato oggi fino adesso delle diverse materie in modo che rimanga fresco nella mia mente e io lo possa facilmente richiamare nei prossimi giorni quando farò spaced repetition. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia dato un'idea di come suddivido il mio tempo tra le diverse materie in una sola sessione di studio, senza pause. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, dove potete vedermi studiare un po' più in tempo reale e se volete davvero vedermi studiare in tempo reale, partecipate alle mie live study with me. Ricordatevi che su questo canale escono 2 video a settimana, uno il giovedì e uno la domenica, in aggiunta alle live study with me che sono in diversi giorni della settimana. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, mettete mi piace, lasciatemi un commento con i vostri consigli di studio perché voglio sapere se avete qualche consiglio in più rispetto a quelli che vi ho dato io. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.